Io mi sento legato al popolo e quindi credo che c'è un abuso e un utilizzo in senso negativo del termine populismo. Se il populismo vuol dire raccogliere, percepire quelle che sono le istanze anche di pancia che emergono dal basso e dal popolo rispetto a problemi reali ed effettivi, il tema dell'immigrazione, il tema della sicurezza, il tema del controllo dei confini, il tema della crisi sociale e delle disuguaglianze sociali che si stanno imponendo sempre di più a seguito della società globalizzata, che doveva essere la panacea dei mali, invece ha creato e accentuato le disuguaglianze sociali. Appunto, è la differenza tra sociali, raccogliere o cavalcare in qualche modo, no? Io credo che la sfida sia quella di dare risposte a questi problemi che sono problemi reali. Quando si parla ad esempio di sicurezza, si parla di sicurezza percepita. No, non c'è una sicurezza percepita o un'insicurezza percepita, c'è un'insicurezza reale. Siccome noi veniamo spesso tacciati di essere imprenditori della paura, quelli che cavalcano le paure, no, guardate che le paure ci sono e compito della politica, responsabilità della politica è quella di veicolare rispetto a quelle paure delle soluzioni reali.